ancora Cordinier, questa volta con l'assist per Jaité, perfetta l'intesa tra i due francesi. Velocissimo a recuperare questa palla e assistere e dare questo passaggio smarcante al suo compagno. Prova Poeta con l'iniziativa personale. Ma Massimo a ritrovare il 100% della condizione, quantomeno oggi riesce a essere sul parquet, mentre arriva l'assist di Kos per il falso insensato di McNeese. Questo può aiutarlo a crescere ancora di più. Penetrazione di Wims, passaggio sulla linea di fondo per il backdoor di Bellinelli, assist fantastico di Wims. Tiro da tre cortissimo però per Matteo Spagnolo, Alexander vede lo scatto di Tessitori quando deve passare la palla. Mentre Spagnolo prova in penetrazione, cerca un circus shot come lo chiamerebbero in America. Virtus è riuscita ad andare più avanti. 0 su 2 liberi per la Virtus e poi al volo Spagnolo riesce a segnare sulla sirena. Palla dentro adesso a cercare Jaité, della sporca McNeese. Penetrazione di Paiola che evita l'intervento di Spagnolo, trova due punti difficilissimi. Poi sbaglia il tiro, rimbalzo di Spagnolo, ci sono i numeri per Cremona, 3 contro 2. Spagnolo arriva al ferro e riesce a segnare un altro canestro, 16 per lui. Prova ad alzare il pallone per Tinkol, passaggio sbagliato, capisce tutto Mannion, che è il primo a raggiungere il pallone. Corre dall'altra parte ma sbaglia, non sbaglia invece, a rimbalzo offensivo. Rimane lì poi a piazzare il blocco il senegalese, Poeta che riapre in angolo. Il tiro da 3 punti da parte di Werner Skos. Il lungo spesso aggiusta quella situazione per regalare a chi esce un tiro da 3. E intanto Pecchia sulla sirena trova la bomba che vale il meno 5 Vanoli. Ultimi 6 secondi nell'azione, deve creare qualcosa Cremona. Allora Poeta inventa un altro arcobaleno. Poeta contro Paiola, questa volta vuole prendere il tiro Poeta e segna una tripla ignorante, sempre più combattuta e sempre più bella, palla toccata da dietro da Paiola, grande recupero di un grande difensore come Paiola, poi converte questo nuovo possesso Mannion. In realtà sono 19 per Spagnolo che li ha appena compiuti da pochi giorni, mentre Wims dall'altra parte risponde per Paiola. L'uscita di Bellinelli che poi gli restituisce il pallone, Paiola arriva a centroarea, che assist per Jaité, schiacciata del più 7. Termina col punteggio di 79 a 71 per la Segafredo. Per Paiola, l'uscita di Bellinelli che poi gli restituisce il pallone, Paiola arriva a centroarea, che assist per Jaité, schiacciata del più 7. We'll be right back.
19 per Spagnolo, che ha appena finito da pochi giorni, mentre Williams dall'altra parte risponde per Paiola. L'uscita di Bellinelli.